Buonasera ragazzi, allora oggi video un po' diverso dal solito. Perché? Perché vi porto con me nella spesa del bodybuilder in cut. Non è che sarà chissà che grande spesa, visto che fondamentalmente si mangia poco, però vi faccio vedere più o meno cosa mangio, quali sono gli alimenti che prediligo. Però ci sarà anche un piccolo spezzone di allenamento gambe che ho fatto oggi, con un hack squat inverso fatto sul full squat, dove ho caricato tutta la macchina. Questo per dire cosa? Che anche se sono in cut, se non mangio, l'energia sono sicuramente meno, l'unico modo per cercare di mantenere massa magra in una fase di dimagrimento è quella di spingere in palestra. Se noi utilizziamo la scusa del non mangiare per sollevare di meno, diciamo vabbè, tanto mangio poco, meno energie, quindi spingo di meno, è il modo migliore per perdere massa muscolare, massa magra. Il nostro obiettivo è essere quello di preservarla, quindi le energie sono poche, allenamenti più brevi, ma l'intensità deve essere sempre altissima, ragazzi. Questo è fondamentale, ci tengo davvero a dirlo. Se volete risultati, non basta spingere soltanto in bulk. In bulk il volume è maggiore di allenamento, ma in cut i carichi vanno preservati il più possibile. A volte si tende addirittura ad alzarvi i carichi in cut, quindi spingete, allenamenti brevi, intensi, ma date sempre il massimo e vedrete che manterrete grossa parte dei volumi. Un minimo è normale perderli, perché comunque dobbiamo sapere che i nostri muscoli sono ricchi di glicogeno. Il glicogeno è dato dai carboidrati. Nel momento in cui togliamo i carboidrati, ovviamente il muscolo tende a svuotarsi. Non è una perdita di massa muscolare. Il famoso catabolismo si ha quando effettivamente non ci alleniamo più, quindi utilizziamo pesi leggeri, carichi non allenanti. Ma se utilizziamo carichi allenanti e pesanti, sicuramente manterremo un buon trofismo muscolare, motivo per cui l'allenamento è fondamentale. Detto questo, vi farò vedere giusto uno spezzone dell'allenamento dell'hack squat e il CC squat. Per il resto l'allenamento è molto simile a quello della settimana scorsa, e siccome oggi volevo portarvi un contenuto diverso, ho deciso di risparmiarvi grossa parte dell'allenamento per dedicarmi a questo, perché alla fine credo sia anche utile creare contenuti un po' diversi. Detto questo, ora vi lascio all'allenamento e poi al video in dove andrò a fare la spesa. Quindi buona visione. Grazie.
Allora ragazzi, come promesso, stasera video al supermercato. All'Interspa. All'Interspa. Mi dicono che è già l'Interspa. Vi faccio vedere cosa mangia un po' di winter secco in preparazione. Cioè che non mangi un carpi, il carro deve essere la per dire che devo mangiare. Cioè, le barre, lo riempiamo del niente. Metta che un po' di un guanto, questo è il doppio BC. Cos'è? Insalata. Non ci sta. E mi conta la pancia. E c'è una valeriana. Tu vedi la valeriana, io non la vedo. Ah, neanche questa è buona. Tenera. Vediamo questa, eh. La valeriana non la vedo. Fai sta... vedere che cosa hai preso. Che ho preso? Insalata tenera. Despa. Questo è quando c'è tenera la come te. Questa qua ce la fa venire, che ho buttato. Basta che mangi, qualunque cosa. Il suo cerebro. Ti piace? E invece? Perché ragazzi, voi pensate che ora stiamo mangiando solo il merluzzo, in realtà il tonno, tutto quello fresco, è un'ottima fonte di proteine anche in capo, quindi a me piace tantissimo, anche al tartato, anche le dita. Vabbè, tu non mangi niente, questo è di 250 grammi. Lo compriamo, può tornare utile. Anche domani. Finora, che hai preso un cazzo? Ho comprato salatina. Vaccinato. Certissimo, ovviamente. Perché? Perché ovviamente deve essere più magro possibile. Lo certissimo. Costa un occhio della testa. Era certissimo, quindi è più magro. Quindi, facciamo tutto. Va bene questo. Approvato? Ottimo questo, carpaccio abbominato. Bella! Questo può essere anche utile. Ragazzi, tutti per i mati di cazzo che sono mangiati. Quindi, anche per attenuare col collo, fa schifo. Cambiamo. No, non fa schifo. Che parte il collo. Il pollo c'è poca roba, non c'è il pollo in questo posto. Tutto, tutto a dire. Bocciato, sto... bocciato. Ma sono messo tutto a dire. L'ultimo pollo per te. No, dai, non ci credo. Ma i polli sai non ci sono. Ma questo cosa è tanto. Sono qua. Fino. No, ma che ce la devo fare? Quello è il pollo lo sa, no. Ragazzi, malissimo, c'è infatti il pollo. Quindi là mi sa che avevo visto l'altro. Abbiamo trovato il pollo. Sì, però le fettine del cavo, mi piace bello i pezzi, belli grossi. Vabbè, non c'è ragazzi, non ci dobbiamo accontentare. Questo fosse il convento stasera, questo ci dobbiamo mangiare. Fa vedere? C'è un detto che dice, o ti mangi sta minestra, o ti scitto dalla finestra. Tradotto in italiano, o ti mangi sta minestra o ti butti dalla finestra. Quindi noi ci mangiamo sta minestra, capito? E niente, quello lo lasci. Ma questo si è piccolo, io dobbiamo passiamo... L'aperitivo. Che ci fai là? Questa è la tua azione importante la mattina. La gallette come se piovesse. Vabbè ragazzi, allora queste qui sono le uniche gallette commestibili che trovate in commercio. Riso e mais. Se le assaggiate, voi mi ringrazierete perché rispetto a quelle di cartone classiche di riso che sono due che si spaccano le mascelle. Di polistirolo. Sì, queste sono un po' più sottili, sono più croccanti. Sono anche più buone, quindi riso e mais. Perché la prendo? Perché quando come ora mangio un cacchio, tipo la sera, che vedi faccio 40 grammi di riso, 5 gallette e passa la paura. Ne prende solo 3? Io via 44 pacchi. Quando penso che anche nei prossimi giorni le troverò su questo servizio. Quindi man mano le compro, capito? Questo va ottimo, glassato, buonissimo. Prendiamo? Questo, col conto lo scavo la classe così. Allora ragazzi, se non avessi un negozio, questo che ce l'ho ancora, comprare il burro d'arachidi di spagnola vera per i pancake. Per il momento che ce l'ho, mi sto dicendo i comprate, vi faccio il link. C'è anche lo sconto del 20%, quindi dovete sfruttarlo. La spagnola vera e il burro d'arachidi me lo prego dal negozio che è franco, gratis. Però se voi non avete un negozio come me, compratevi farina d'avena e burro d'arachidi che sono importanti. Per perché non dici quante volte hai comprato le barrette negli altri negozi? Una volta, perché questo qua non lo devi sapere il cuoce. Vabbè.
Vabbè, Cocci, è passato tipo 2 mesi fa. Perdona, la lascia la sta. Era un giorno che stavo malissimo, ma mica mangio le galle, mica mangio le barre. Qui la fame, allora, non capisci niente. Ecco qua. Ragazzi, questa è la vita. C'è un'ambulanza, è passata. Ragazzi, questa abbiamo paprika affumicata col pollo al bacio proprio. Questa cannella per dimagrire. Ma potete vedere anche la ricetta di come prepari? Ma quello faremo a parte, faremo il full day of eating. E la... Ma facciamo il full day full of option. Acquisto. Ok. Cosa possiamo comprare che ci potrebbe servire? Il sale ce l'abbiamo. Strano. Il sale ce l'abbiamo comprato. Dopo tipo 3 mesi che c'è il sale grosso, per ormai di sale fino. Incredibile. Vabbè, basta. L'origano. Se passa, retro. L'origano è importante, se lo troviamo. Ma origano è buono. Un po' di spezie, ragazzi, comunque spezie va bene. Quindi si può dire quando c'è la fame nera del terzo mondo. Ed eccola nel suo reparto. Il reparto migliore. Allora ragazzi, questa è la vita. Cioè questo se lo date in bulk ve lo sputo in faccia, proprio non riesco a mangiarlo. Infatti in bulk solo la pasta. In cut, siccome viene sudo anche di più, diventa tipo 3 volte, c'è la fame nel mondo, 100 grammi diventa 300, quindi si gonfia e ti rende un po' di più. Ma da per il riso? È ovvio, perché la pasta, che fai con 100 grammi di pasta? Manco fa la zuppetta facciamo con 100 grammi di pasta. 100 grammi di riso? Ah, c'è anche questo, un chilo. Risparmio, ragazzi, in tempi di crisi come questo c'è da risparmio. Questo si vende, costa di più, gallo, noi siamo poveri. Noi siamo galli. Prendiamo tutti il riso. Un chilo, 3,69 questo. Mezzo chilo 3,19 e noi dobbiamo risparmiare. Il matematico, eccolo qui. Chilo, quanto mezzo chilo di quello? Importante quest'altro. Oggi siamo matematici. Il riso l'abbiamo preso. Sento le 4 cose in croce mangiamo. Non è che quello. Che resta? Ah, l'acqua. Ah, per l'idratazione che è importante. Acqua, Coca-Cola, tanto dobbiamo. No, c'è un'altra cosa che devo prendere. Ah, ecco che dobbiamo comprare. Che cosa? L'acido balsamico. Bella! Andiamo alla ricerca. Questo, diciamo, è un ex perché non si dovrebbe, però un po'. Oh. Alla ricerca dell'aceto balsamico. Comunque c'è da dire che per 100 grammi, no, per 100 ml ha 140 calorie. Però quindi? Cacchio, cioè, questo 250, non è che mi scolo mezzo cose, cioè, giusto una spruzzata. Ah, no? No. Allora, vediamo questo. No, aspetta, mezzo litro. Sì, certo. Questo pure meno carboidrati, diciamo. Bella. Vabbè, ragazzi, cioè, ha trovato la ricetta della sua vita. 100 ml 96 calorie, cioè ne metti 10 che sono 9 calorie, ma non esageriamo. Ho capito la dieta, però promosso? Sì, ma è iniziata così, senza niente, non scende, resta proprio qua, se resta il mappazzone qua. Sì. Due, vai. No, 10, dai, uno. Dai, due. Coca-Cola zero, come se piovesse. Drogata di Coca-Cola zero. Non è importante, è l'unica gioia che c'è, la Coca zero. Sono delle lette, non lo prendo, anche da 2 litri. Non mi piace da 2 litri. E beh? Perché visto un litro e mezzo, troppo... Oh. Vabbè, prendiamo da 2 litri, dai. Siamo ok in questo periodo, dobbiamo essere idratati. Cos'è? Allora, potete vedere. La base di tutto, che cos'è? Cioè, queste sono prefritte. La? Patata. ragazzi, la patata nella vita, anche il caffè, la patata è fondamentale, sempre. Se non mangiate la patata... Devi scegliere quella giusta. Vedi, qua c'è l'olio, malissimo. Niente patata. Questa patata non va bene. Venga. Questa non va bene. Ci sarà una patata senza olio? Eccola qua. Allora ragazzi, guardate qua, questo è importante. Dovete vedere che negli ingredienti non ci sia olio. In questo caso queste non sono prefritte. C'è scritto senza olio. Sì, però bisogna specificare che queste per esempio sono prefritte. Con olio. Perché c'è l'olio. È poco, cioè sia chiaro. Cioè, ha un grammo di grasso, si potrebbe anche prendere, Però, siccome noi vogliamo fare le cose fatte bene, quante patate!
c'è l'imbalza, c'è una patata, eh. Patate, tutti i tipi. Mai viste così tante patate. Non mai state patate in Italia al pensiero. Appena venuta un'idea geniale. No. E questa cosa mi spaventa. No, devo essere onesto, devo essere sincero con te la foto. Cioè, che io, questa... Merluzzo, dov'è? Eccolo qua, cioè... Sono onesto con tutte... Questo non siamo, no? Perché siamo così... Sì, beh, questo è la Elica. Comunque, questo ragazzino lo mangio, che fa schifo il merluzzo. Cioè, con tutto il rispetto... Lo so che non ha grassi, tutto quello che volete, però preferisco il pollo, tanto mi tiro comunque. Merluzzo già c'ho proprio a mangiarlo, è più forte di me, quindi se volete fare la dieta e vi piace mangiato, io lo scarto perché mi fa schifo. Vedete un po' il cacciato. Bella! Il segreto per l'ipertrofia muscolare, omogeneizzati di pollo. Con questo diventerete enormi, ragazzi. Ecco dei polli. Ecco chi sono secco perché non ne mangio, capi? Se li mangiassi diventerei grosso. Quindi magari proviamo, magari funziona. Pollo? Pollo. Questo, quando viaggiamo, quando un giorno reinserirò i carboidrati, prima o poi, vi farò riso, pasta. Quanto sei sexy. Che stanchezza la vita. Comunque l'ho preso veramente un po'. Ma va? Sapere. Ho preso anche un Kinder Bueno, bontà con l'energia, ne sto comprando veramente, cioè faccio la dieta, non è che è solo che facciamo se poi le lascio le cose, ancora pensate che sta scena. Perché mica l'avevi detto che l'avresti fatto. Ti ho detto che l'avevi lasciato. Ragazzi, stasera non si cena, il pollo non l'hanno apprezzato, quindi stasera ti giuro. Niente pollo. Io voglio fare la dieta, ma non me la vogliono far fare, non ce la metto qua, io la vorrei pure fare. C'è la, il mondo che c'è la Tom e non mi vuole come la vecchia. È il tocco magico importante. Quello è. Come si chiama il. Mia nonna, capito? No, così la mangio questa. Coacato. A voler fare il figo, perché andiamo all'Interstar, non facciamo i poveri all'euro, perché dobbiamo fare il video. YouTube 60 euro di spese. Cioè mi siete costati 70 euro di spesa. Non la devo mangiare per forza questa roba. La gara è saltata, quindi non si fa più. Dai no! Comunque, cioè, avete capito la dieta di un bodybuilder quanto è costosa? Cioè, dice uno, fa la dieta non mangia un cacchio. Cioè, senza mangiare, 70 euro. Mi durerà 3-4 giorni. E non mangi neanche. Quindi, se noi ti mangiassi una pizza, 4 pizze per 4 giorni, sarebbe 40 euro. Risparmierei invece mangiando pulito. Risparmi in salute, ciccio. Speriamo, almeno quello. Comunque ragazzi, detto questo contenuto a un certo livello, c'è da dire. Da che bicipite? Ti saluto. Ecco cosa l'ha detto. Ti saluto. Aspa. Ti saluto. Compagnero. E ci vediamo alla prossima.